dove vi photoshoppano i capelli a specchio e ve li mettono dall'altra Per me non parte. è legale comunque questa cosa Ancora è di legale, non ritoccare preoccuparti. così. Quindi, ancora. Ancora. Ciao a tutti, sono Francesca, per chi non lo sapesse, e in questo video vi spiegherò quanti e quali documenti servono e bisogna preparare, insomma, per venire a studiare qui in Corea del Sud. Premetto che prima di preoccuparsi di preparare tutti i documenti, è importante conoscere già il periodo per il quale si vuole rimanere in Corea del Sud a studiare. Io ad esempio rimarrò per un anno, quindi mi sono andata ad informare su quali fossero i semestri di inizio delle lezioni dei corsi di coreano nel mio caso e poi ho cominciato a informarmi sui documenti e su tutto il resto. Bene, ora veniamo ai documenti. Come prima cosa è importante cominciare l'organizzazione, cominciare ad organizzarsi con dovuto anticipo. Forse un anno è un po' tanto, però meglio fare le cose in anticipo. Primo step, la carta d'identità, perché senza carta d'identità non potete farvi il passaporto se non ce l'avete ancora. Quindi se la carta d'identità vi è scaduta, come nel mio caso, vi serve una carta d'identità valida anche per i prossimi 6 mesi. Poi, secondo step, passaporto elettronico, che adesso non ho qui. Intanto il vento sta portando via le robe fuori. Passaporto elettronico, ora ce l'ho. E per questo bellissimo libricino, che è veramente bellissimo, veramente mi piace un sacco come è strutturato, vabbè, dovrete andare presso la questura della vostra città e richiedere un modulo da compilare. Potete compilare il modulo anche online e dopo, che la richiesta vi sarà accettata, vi daranno un appuntamento in cui voi dovrete andare per compilare altre carte e dare tutte le documentazioni necessarie per farvi fare il passaporto, tra cui anche la fototessera. E da lì a un mese avrete il vostro bellissimo passaporto in mano. Ad esempio, io c'ero andata a gennaio, fine gennaio, inizio febbraio, e mi è arrivato il giorno prima che iniziasse la quarantena, cioè il giorno prima che iniziasse la quarantena, quindi i famosi 3 mesi di quarantena del Covid-19. Andai a prenderlo e niente, sono felice, almeno il giorno prima l'ho avuto, quindi yay. Comunque, se andate sul sito della Polizia di Stato trovate tutto quello di cui avete bisogno. Trovate il modulo da compilare online. Sì, insomma, trovate tutto lì. Se riesco a ritrovare il sito della Polizia di Stato, ve lo linko in descrizione. Terzo step, la preiscrizione alla scuola. Innanzitutto, per arrivare a questo step, bisogna prima essersi informati sulla scuola che si vuole frequentare. Io, ad esempio, mi informai con un'agenzia che si chiama Gogoangu, i quali mi hanno aiutato veramente tantissimo a trovare tutte le informazioni necessarie della mia università, che in questo caso è la Silla University. Mi hanno risposto a tutte le domande, a tutti i dubbi che avevo, sono stati super gentili, quindi vi consiglio un sacco Gogoangu come associazione di riferimento. Quindi, una volta che mi sono informata sulla scuola e che ero sicura di voler frequentare quella scuola lì, cioè la Scilla, mi feci inviare un form, il form di iscrizione, insomma, da compilare totalmente in inglese e una volta compilato l'ho inviato a Gogoangu, che ha fatto da tramite con la scuola e l'ha inviato, inoltrato alla scuola, insomma. Quindi compilai il form di iscrizione alla scuola e una volta approvato mi fecero pagare 50.000 won, che sarebbero la quota di iscrizione. 50.000 won in euro equivalgono a 40 euro circa, che però tramite PayPal aumentano, quindi in tutto sono arrivata a spendere 50 euro perché ci sono commissioni varie, poi c'è il cambio valuta, cose brutte, insomma. Però sappiate che insomma sono 50 euro e a posto. Quindi, questo pagamento diciamo che è servito per fermare il posto alla scuola e per fermare anche il posto al dormitorio. Dopodiché potevo procedere ad inviare tutti gli altri documenti, però mi era stato consigliato dall'associazione di aspettare almeno 3 mesi prima del mio arrivo in Corea per inviare tutto. Peccato che poi si fosse messo in mezzo anche il Covid e quindi i 3 mesi me li sono fatti in quarantena senza preparare
un bel niente. E lì l'ansia è salita perché nulla era più certo, le mail che ci scambiavamo erano molto incerte, non si sapeva se la scuola avesse garantito il corso di settembre e quindi ero molto sad. Però sono qui ora e quindi questo è l'importante. Quindi, cosa ho fatto in questi 3 mesi di nulla? In questi 3 mesi di nulla ho cercato informazioni riguardanti il visto e l'assicurazione sanitaria. Per il visto ve ne parlerò in un video a parte perché prima volevo farmi il working holiday e poi ho cambiato con il visto studentesco, quindi magari farò un altro video in cui spiegherò le mie motivazioni di cambio e quali sono i pro e i contro di entrambe le tipologie di visto. E per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria invece è importante che vi prendiate del tempo per capire in cosa volete essere coperti e le priorità che avete, insomma. Quarto step, l'assicurazione sanitaria. Per l'assicurazione sanitaria, come già detto prima, è meglio prendersi del tempo, anche perché ce ne sono moltissime di assicurazioni sanitarie che variano dalle più costose alle vie di mezzo e alle più economiche. Quindi vi consiglio di non risparmiare più di tanto sull'assicurazione sanitaria perché si tratta pur sempre della vostra salute, quindi meglio che la copertura sia ampia, diciamo. Personalmente mi sono rivolta ad AXA e ho speso circa 473 euro, mentre inizialmente avevo intenzione di farmi l'assicurazione sanitaria con Allianz e avrei speso 435 euro. E poi però c'è stata di mezzo la pandemia, quindi il Covid-19, e quindi ho scoperto che non copriva le pandemie e sono passata poi ad AXA. AXA invece comprendeva appunto le pandemie, più o meno sono lì, magari Allianz costava un po' meno e AXA un po' di più, però alla fine meglio non risparmiare sulla propria salute, può sempre capitare l'imprevisto di turno, anche chiamato Covid, e rovinarvi gli interi piani. Attenzione, informatevi bene anche su possibili assicurazioni sanitarie offerti dalla scuola in cui andrete, anche perché dovete sapere che con alcune università è possibile farle, però vi consiglio di controllare bene le coperture che offrono, perché molto spesso coprono veramente poco. Bene, e ora passiamo al quinto step, nonché ultimo step di questo video, che sarebbe il completamento dell'iscrizione alla scuola. Quindi una volta chiesta l'assicurazione sanitaria, pagata l'assicurazione sanitaria e che hai nelle tue belle manine l'assicurazione sanitaria, quante volte ho detto assicurazione sanitaria, potrai procedere con l'invio dei documenti restanti a Gogoanguk, che farà poi da tramite con la scuola. I documenti sono modulo di iscrizione, già consegnato ancora nel terzo step, poi lettera motivazionale in inglese, dove in una pagina circa ho spiegato perché voglio studiare in Corea del Sud e precisamente alla Shilla University. Poi, terzo documento, copia del passaporto, deve essere a colori in un unico file, quindi PDF. Poi, copia del diploma di laurea o di scuola superiore se non vi siete laureati. 5. Una fototessera della grandezza di quella del passaporto. Poi ricordatevi di portarvi anche delle fototessere in Corea del Sud, perché dopo per fare l'ARC, che sarebbe l'Alien Registration Card, vi richiederanno anche una fototessera della grandezza di quella del passaporto, quindi portatevela, altrimenti vi toccherà andarla a fare qui in Corea del Sud. Comunque le fototessere qui in Corea sono bellissime, perché ti sistemano praticamente la faccia, se hai dei brufoli te li cavano. Se non hai i capelli simmetrici te li specchiano dall'altra parte e te li fanno diventare simmetrici. Però tutto ciò costa 15.000 won, quindi onde evitare di spendere circa 10, una decina di euro per una fototessera, tanto vale farvela fare in Italia. Sarà sempre più brutta, però almeno vi costerà meno. 6. Copie dell'assicurazione sanitaria. E 7. Esame dell'epatite B e della tubercolosi. Piccola parentesi sulle vaccinazioni. L'esame dell'epatite B l'avrete di sicuro già fatto da neonati, quindi per quello non è che dovete rifarvi il vaccino contro l'epatite B, ma dovete semplicemente fare gli esami del sangue proprio mirati all'epatite B per vedere se effettivamente ce l'avete ancora la vaccinazione oppure se dovete rifarvela. Per invece il vaccino
vaccino contro la tubercolosi. Qui è un po' più diversa la cosa, perché in Italia non ti fanno più la vaccinazione contro la tubercolosi se la chiedi, cioè in casi normali non te la fanno solo ai medici e a persone che, non so, devono andare in paesi in cui c'è ancora pericolo di prenderla, insomma. Per la Corea del Sud è consigliato farlo, però non è obbligatorio farlo, quindi di conseguenza non te lo fanno se glielo chiedi. Però ti fanno una sorta di esame, di controllo, in cui iniettano una sostanza per vedere, insomma, se fai reazione o no. E se fai reazione, allora sei propenso a farla. Se invece non hai reazioni, la pelle non ti diventa di colori strani, allora vuol dire che non hai la tubercolosi e non sei propenso a prenderla. Praticamente, dopo averti iniettato questa roba, ti disegnano un bellissimo quadratino sul braccio e devi aspettare circa una settimana per poi andare a fare la visita finale, in cui ti controllano se effettivamente sei zero assoluto oppure qualcosa in più. Se ci tenete a fare altre vaccinazioni, fatele, per carità, però quelle richieste, quelle consigliate, diciamo, sono queste due. Tutti questi documenti poi dovranno essere tradotti in inglese da un traduttore certificato, per poi essere fatti asseverare, ovvero timbrare e validare, in tribunale. Dopodiché, se tutta la documentazione che avete presentato e fatto avere a Gogo Hanguk è completa, Gogo Hanguk la presenterà alla scuola e la scuola vi darà la possibilità di pagare, perché solo dopo che hanno accettato le vostre documentazioni vi invieranno i due conti su cui voi dovrete fare il versamento. Dico due conti perché uno è per le lezioni e l'altro è per il dormitorio, almeno nel mio caso. Ci sono queste due tasse che dovrete pagare. Ovviamente dovrete recarvi in banca, e quindi non tramite PayPal come era stato fatto con la tassa della preiscrizione. Gogo Hanguk vi invierà tutti i riferimenti bancari della scuola e in banca non dovrete fare altro che pagare. Chiedete l'aiuto alla banca, perché a me, ad esempio, mi avevano abbandonata a cercare di capire come compilare e ero molto in crisi perché non sapevo se effettivamente stavo sbagliando o meno. Poi, una volta che la scuola avrà ricevuto il vostro pagamento, procederà con l'invio della lettera d'ammissione. E voi mi direte: ma cosa serve la lettera d'ammissione? La lettera d'ammissione serve per la richiesta del visto. Quindi è molto importante avercela in mano, altrimenti il visto non verrebbe rilasciato. Ti inviano la lettera d'ammissione direttamente dalla Corea per posta, quindi penso tramite raccomandata, anche perché io l'ho ricevuta in circa una settimana, quindi sono stati piuttosto veloci. Una volta ricevuta la lettera d'ammissione, poi ho pensato alla richiesta del visto. Per la questione visti, però, come già detto, farò un video a parte, perché è molto lunga da spiegare la questione. Poi volevo spiegare anche le differenze tra i due visti su cui ero indecisa e perché sono passata dal Working Holiday al D4. Detto questo, spero di essere stata utile a molte persone che sono interessate a venire a studiare o a lavorare qui in Corea del Sud, e spero anche di aver fatto un minimo di chiarezza su tutti i documenti da presentare, perché personalmente è stata molto dura preparare tutto per tempo, con il Covid di mezzo. È stato veramente assurdo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se avete dei dubbi oppure delle domande da farmi riguardanti documenti in particolare, oppure precisazioni o dettagli, insomma, che non ho spiegato perché effettivamente il tempo è poco, fatemelo sapere nei commenti, io cercherò di rispondere a tutti. In descrizione vi lascio anche il link di Gogo Hanguk, dove potrete trovare tutte le informazioni, tutte le scuole con cui loro sono in contatto, università, scuole di lingua, anche vacanze studio, viaggi studio da fare durante l'estate, durante l'inverno. Organizzano un sacco di attività, quindi vi consiglio tantissimo Gogo Hanguk. Inoltre, se la vostra università non comprende, non dovesse comprendere il dormitorio, allora loro vi aiuterebbero anche a trovare un alloggio. Inoltre, ci tengo a specificare che questa organizzazione offre supporto in ben tre lingue, ovvero inglese, italiano e spagnolo. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, che sarà quello dei visti, che parlerà dei visti. E niente, annyeong!